Salve a tutti amici e ben trovati, sono Smitter e eccoci qui per un nuovo episodio di Watch Dogs Legion. Siamo qui pronti a liberare Londra. Nelle missioni abbiamo liberato i Crankelli e liberato anche, insomma, abbiamo fatto già due sui cinque boss rimasti che abbiamo, ce ne mancano tre, tra cui c'è Circe. Presso Nigel Cass è un po' intoccabile, non lasciamo stare. Ecco, Marichelli è morto perché del Sec sposta la sua attenzione sulla minaccia di Zero Day all'interno del Sears. Ah, quindi c'è un collegamento fra Zero Day e Sears che non è poca roba. Dobbiamo capire cosa c'è di mezzo. Il resto è che ha ricevuto un SOS da un server, proviene da un server in uno storage café. Ok, quindi dobbiamo indagare su questa presenza nel Sears di Zero Day. Cosa ci ha fatto? Abbiamo anche con 5 punti tecnologia che possiamo utilizzare per fare qualcosa. Allora, il ragno già. Secondo non mi interessa tanto. Il vero più a duro a lungo non mi interessa neanche questo. Il pugno è interessante, ma io penso avete di fare corpo a corpo e quando c'è da fare. Potrebbe anche andare bene. Capo? Vediamo un po', pensiamoci. Il dramistico, no? Non vorrei. Spare dopo la guerra. Non serve male, spero che il combattimento non letale racinato, dotato di corazze e torretta automatica. Diciamo che con il nostro spirebot conosciamo missione. Conosciamo molto, diciamo, stealth. E anche letale perché può dare una scassa elettrica e eliminare un nemico. Ma non serve male. Poi c'è il tappo elettroshock che userei poco. Pistola, ma già i nostri sono tutti, diciamo, hanno tutto visto, a parte il nostro amico Scopettone che è l'eroe numero uno di questo gioco. Ma lui è così esterno. Poi c'è anche droni per Sir Fox. Siete controllati, no? I droni antisommosse possono essere controllati. Questo può essere buono. Perché prendo il controllo di questi droni antisommosse, più di questi qua, che cosa sono di più? Antiterrorismo. Sommosso o terrorismo? Non lo so. Forse è meglio che avere controllo su questi, sinceramente. O su questi. Perché questi sono droni droni normali. Cioè, questi sono antisommossa. No, cioè, no, sì, quando sono queste anche meno, sì, ci rimangono 15. Proviamo a fare altro, tipo questo di qua per attaccare l'optico nemico per un breve periodo e impedirgli di agire. O il pugno no. Sì, il pugno potremmo fare. Eh sì, dai, balla il pugno. Sì. Ok, allora il nostro caro amico Pantera Nera ha questo gadget, però lo modifichiamo, aspetta, lui aveva un gadget più figo. Lui vede, ah, o questo o lo spyball, ma c'è anche solo uno dei gadget. E allora io prendo scopettone, armi ne solo uno, vabbè, si vede che non sbloccarle. Pensavo che fosse una cosa, diciamo, da dare a tutti questo pugno, diciamo, E il coso elettrico si chiama l'elettropugno. Peccato, va bene. Mettiamo lui un po' anche a vedere cosa serve. Però lo spybot è molto più utile, direi. Magari lui lo lasciamo sì che è bell'armato. Mentre ne sceglie uno più adatto a noi, ossia Scopettone Nathan Carpenter. Scegliamo lui. Andiamo alla missione nel capire cosa c'è che non va nel Sirs. Ecco, parte prende tutto la manfrina. Con il reclutamento dei nostri amici, beh, è un Ti classico. senti pronto a combattere? Come sempre, Bugs. Ok, vediamo un po'. Indagare sull'SOS. Bene, visto che abbiamo fatto tutto, non c'è il nostro Che amico. strano, uno dei nostri server è costantemente pingato dalla rete wifi di uno Star Roger Coffee. E mi interessa perché? All'inizio pensavo che non fosse nulla di importante, poi ho decifrato il ping, codice Morse, tre lettere che si ripetono all'infinito. Continua. S-O? Aspetta che arriva. S. Meglio dare un'occhiata. Inviami le coordinate. Ok, la missione è partita. Stanno Oddio, reclutiamolo, no? Cosa fa lei? Chiama il drone, insegnante di prova o scatta. Basta mobilità. No, l'ingegnere aeronautico addirittura, incredibile. Però c'è anche un giudice cauzione, se non sai mai averla con noi. Vabbè, andiamo a fare questa missione di oggi. E se mi sbaglio il menu, vediamo dove ci porterà. È a 1500 metri. Ok, da questa parte. Beh, ragazzi, abbiamo parlato tantissimo, quindi andiamo a buttarci una missione. Bando alle ciance e che oggi inizio. Let's go. Ci sono. E ora?
Non noto situazioni di pericolo. Siediti, io intanto pingherò a mia volta l'IP che ha inviato la richiesta di aiuto. Scusa? Cos'è? Hai una macchina del tempo? Chi usa ancora telefoni simili? È un telefono criptato, è sicuro. I dispositivi collegati al CTOS non lo sono. Se qualcuno ci ascolta, siamo morti, entrambi. Ma che cazzo sei? Non è importante. Quello che conta è che ho informazioni sul SIRS e sono convinto che siano stati agenti corrotti a incastrarvi. Detto da me suona assurdo, ma ormai solo il DedSec può aiutarmi a fermarli. Possiamo parlarne, ma non prometto niente. Bene. Le coordinate per un incontro sono in un dispositivo in quell'edificio. Non mi piace questa storia. Bugs, Sabine, in cosa ci stiamo cacciando? Ok, ho un bel problema. Quindi questo tizio del SIRS dice che Zero Day non sono che stronzi dei servizi segreti. Questo spiega un po' di cose. Le bombe degli attentati erano troppo sofisticate, ma non per il SIRS. Ufficialmente il SIRS, ovvero Signals Intelligence Response Service, usa i dati di sorveglianza del CTOS per identificare minacce terroristiche e criminali su larga scala. Poi mandano Albion a spararli in faccia, per esempio. A seguito dell'escalation di violenza a Londra, il SIRS ha esteso l'autorizzazione all'uso della forza agli agenti di polizia e ad Albion Securities. Non ufficialmente il SIRS usa i vostri dati per arrestarvi se avete fatto cattivi pensieri. Così abbiamo i mezzi e l'opportunità, manca il movente. Nel SIRS sono dei fascisti, ma dovrebbero impedire ai gruppi come Zero Day di compiere atti terroristici. Perché causarne uno? Chiedeteglielo a questo tizio. Bene, ora torna sulla scena e io ricostruirò cos'è successo al nostro contatto. CTOS AR, data reconstruction in progress. Sembra il nostro contatto. Porca troia. Non è stata una bella giornata per lui, vero? Analizziamo gli indizi in REA per capire cosa gli è successo. È un'arma non letale. Potrebbe essere ancora vivo, anche se non gli conviene. Hanno portato via il nostro contatto col SIRS, ma potrebbero essere ancora nei paraggi. Posso ricostruire il percorso del veicolo dalle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso, così che tu possa seguirlo. Gli assalitori del nostro contatto si sono fermati qui, ma non li vedo. Analizziamo i dati e vediamo se riusciamo a scoprire dove sono andati. CTOS AR, data reconstruction in progress. Ti
Gli assalitori del nostro contatto stanno cambiando veicolo per seminare gli inseguitori. Una procedura tattica standard per Albion. Albion? Non dovrebbero essere del SIS. Che vuoi che ti dica? Sono mercenari. Se indaghi potresti scoprire perché sono interessati a un informatore SIRS. Ho terminato un'analisi approfondita del veicolo e ho concluso che si tratta di un furgone. Che risate, Bagley, c'è altro? Beh, potrei anche dire che le minuscole tracce di sabbia negli pneumatici indicano che di recente è stato in un cantiere. Ma sai come sono fatto? Odio fare il saputello. Stavo eseguendo una scansione in cerca di attività Albion e qualche imbecille si è dimenticato di spegnere la telecamera di sicurezza della stanza delle torture. Vediamo. Non sono io quello che pensate, lo giuro. Sei Malik, un agente del SIRS che apre troppo la bocca. Non sono io, te lo giuro, ti prego. Oh, cazzo, quel tizio sa un sacco di segreti di Stato. Dobbiamo salvarlo prima che vuoti il sacco. Bagley, dimmi dov'è. Calma, calma, calma. Sono del DedSec. Ci hai chiamati tu. Ovviamente. Non sareste dovuti venire. Adesso sanno che li ho traditi. Ehi, ti abbiamo salvato. No, siamo fottuti invece. Senti, caricherò i dati trafugati su un FTP anonimo. Spiegheranno ogni cosa. Che ne dici invece di spiegare tutto tu? Mi chiamo Richard Malik, sono un analista del SIRS. Sono convinto che dietro Zero Day ci siano agenti del SIRS che vi hanno incastrato per prendere il potere. Ora uccidono o ricattano chiunque li minacci, anche io sono sulla lista. Va bene, Bagley analizzerà le informazioni. Non farmene pentire. Non posso prometterlo. Malik è riuscito a fuggire e ti suggerisco di seguire il suo esempio. Ok, capisco che così è ci deve essere che lui sia, cioè, il suo congiunto del DedSec è sicuro. Però mi ringraziare, visto che insomma penso che anche se tu non a salvarti, se non c'è alcuna prova, ti uccidevano. Roba degna di WikiLeaks, cazzo. Controlliamo subito le informazioni. Ok. Ok, un secondo. Bagley, puoi verificare? Se le sue informazioni sono interessanti, fissa un incontro con tutti gli altri. Ok, me ne cerco di prendere questo punto tecnologia. Di certo, lui pensava che così, che non abbiamo il quadro completo della situazione. Non lo salvare. Non mi piace, meglio lasciar perdere. Non so, non mi pare. Gli serve aiuto. Posso presentare una terza opzione? Un informatore SIRS, anche uno inaffidabile, sarebbe utile per scovare gli stronzi che hanno fatto saltare mezza Londra e incastrato il DedSec. No. Non dovete invitarlo al vostro compleanno, solo usare le sue informazioni. Magnifica idea. D'accordo. Bene, in effetti Bug ha ragione, che anche se non dà informazioni così vitali, può essere importante. Comunque io prenderò questa cosa, questi punti di tecnologia, e poi ci vediamo dopo al briefing, ragazzi. Spero di fare una cosa veloce, che ero lì, per poco non l'ho preso. A dopo. Eccomi, pronti a cominciare. Allora, i dati di Malik tornano. Una fazione fuori controllo di agenti SIRS ha cercato di salire al potere accusando il DedSec dell'attentato al Toan. Ma ora si sono resi conto che un po' di gente si sta ribellando contro il nuovo sistema e stanno dando la colpa a voi. Credo che siano i soggetti che chiamate Zero Day. Non conosco i loro nomi, ma ritengo molto probabile che abbiano un capo. E secondo la mia esperienza, eliminando il capo... Beh, se muore la regina, muore tutto l'alveare. Perché ora? 2 settimane fa, una società fittizia legata alle operazioni Zero Day ha importato 40 kg di Semtex da un vecchio deposito sovietico. Ma non sono mai usciti da Londra. Ciò significa che Zero Day progetta una bomba che faccia sembrare gli attentati precedenti dei piccoli falò. E io credo di sapere il perché.
Come purtroppo ben sappiamo, gli attacchi inscenati sono uno strumento di propaganda molto caro ai despoti. Uccidi un sacco di gente e tutti obbediranno a chiunque offra protezione, in questo caso a Zero Day. Questo significa che dobbiamo scoprire chi sta manovrando le azioni di Zero Day e fermarlo. Dobbiamo ottenere i dossier personali di chiunque abbia un legame con i precedenti attentati e il loro insabbiamento. Poi io e Malik potremo analizzare le connessioni comuni e capire chi è a capo di Zero Day. Alle comunicazioni ci sarò io. Dunque, se Malik ha ragione, Zero Day è una specie di misteriosa setta di spie che ha fatto saltare mezza città per prendere il controllo del governo. E adesso non sopportano che qualcuno li stia ostacolando, per cui vogliono rifare tutto da capo. È terribile. Sono d'accordo. Io mi aspettavo che si inventassero qualcosa di nuovo questa volta. Che delusione, non è vero? Allora è vero. Zero Day ci sta riprovando perché li abbiamo ostacolati. Alla faccia del rinforzo negativo. Non provare nemmeno a sentirti in colpa. Io mi farei saltare in aria 1000 volte piuttosto che farmi calpestare da dei dittatori da 4 soldi. Allora, molto figata questa cosa della macchina, la scuola di maschere. Hai usato le maschere allora, figata questa cosa. Però scoperto nel corso mi perde un po' di... con la maschera lì mi perde un po' di... mettiamolo così. Regina. Scusate. Se lei no. Così. Il nostro calabro così. E il re in realtà è lui. Allora mi ci mettono... no. Così. Ok, c'è una bella foto. Meravigliosa. Sono rimasti, scusate, visti. No, qua. Dov'è? Dov'è il scovettone mio? Eccolo qui, lui il vero. Lasciamo fuoco, mettiamo a fuoco. Come si va a foto, scusami. R2 non penso. Inclina. Figata questa cosa. Come c'è a fare foto, scusami. Ah, ok, con la X. Figa, se mettiamo questa foto con noi non ci rendiamo. We shall never surrender. Comunque, mi sembra semplice. Si sono uscite, grazie. Questo della serie hanno approfittato di questo trambusto in San Zero Day per prendere il potere. Ma ora c'è chi si rivolta a loro, quindi mettono un incontro di una coppia del sec. Quello che succede, ovviamente, siccome non c'è sicurezza che lo potere possa essere confermato, fanno trattare così quando c'è paura. Le persone si aggrappano a dei capi, come ad esempio Nigel Kesticka di Albion o altre persone, insomma, che possono garantire a Bagley sicurezza. Comunque andiamo qui al Pimlico per svolgere questa missione. Andiamo con la fondamentale di spionaggio, mentre la quarta generale del SERS. Semplice, è una cavolata. Vabbè ragazzi, noi andiamo lì e ci vediamo dopo. Let's go. Ci sono. Stai rubando dei dossier sul personale SIRS. L'organizzazione è strutturata per compartimenti, quindi non sono conservati tutti nello stesso posto. Finalmente spiamo le spie. Mi piace. Qual è il piano? Il SIRS usa un supercomputer chiamato Filament per processare le informazioni ricevute dal CTOS. È come Noodle, se lo si usa per cercare qualsiasi documento su qualunque dispositivo civile, governativo o commerciale, in qualsiasi luogo del Regno Unito, immediatamente. Porca troia. Potrai anche trovarlo orribile, ma ha salvato migliaia di vite. Ottieni accesso a un terminale Filament e ti darò le chiavi di ricerca. Dunque questo è Filament, impressionante. Posso farti entrare, ma lasceremo una traccia, a meno che Malik non abbia un'idea. Fatto. Così Filament ha catalogato l'attività di quello Spiderbot come manutenzione del sistema.
Per essere uno spione sei stato d'aiuto. Non è come nei film. Le spie non sono la polizia. È meglio lavorare con il male minore, come il DedSec, per proteggere la società dalle vere minacce. E allora perché Zero Day ha ucciso i miei amici? Ci sono diverse scuole di pensiero. Ok, va bene. Ho quei dossier da superspie. Non vedo l'ora di vedere che c'è qui dentro. Bel lavoro. Ho quello che ti serve. Ok, ci basterà analizzare i dati del CTOS per capire chi c'è a capo di Zero Day. Non ci vorrà nulla, giusto il tempo di dire Guantanamo. Mi occuperò io dei dati classificati, grazie. Faremmo molto più in fretta, se anch'io potessi. Le persone in questi dossier sono collegate, ma non necessariamente complici. Ci vuole una certa esperienza di intelligence per saper distinguere. Quando scoprirò qualcosa di utile, vi contatterò. Si è scollegato. Che persona gradevole. Ho Malik per te. Sentiamo. Ci dobbiamo incontrare. C'è un problema. Non posso accedere ai dati che hai rubato. Aspetta, in che senso? I file sono secretati e subito dopo averli ottenuti ho ricevuto questo. Ciao, Richard. A quanto pare stai cercando di trovarci studiando i nostri soci. Un'ottima idea. Penso proprio che lo faremo anche noi. Il tuo misterioso salvatore. Chi era? Ho inviato a Bagley le coordinate per un incontro. Non devo spiegare perché è una priorità, vero? Ok, mi ha scoperto... Ha avuto questo dossier, ma sembra che il Zero Day abbia fatto la sua comparsa anche una volta. E vengono con Mike a capire cosa fare, visto che, insomma, Zero Day è un nemico molto potente a quanto pare. Se ci ha scovati, sa provare a farlo di nuovo. Quindi vediamo un po' di ingresso con Mike e capire cosa fare ora. Mamma mia, Zero Day. Grandissimi. No, aspetta. Mi servono i dati biometrici di un agente SIRS, occhi e dita. Non era l'accordo, e ormai non abbiamo più tempo. Abbassa la voce. I dati erano criptati. E quindi? Bagley può hackerarli. Non può essere più veloce di me. Ci ho provato, ma non c'è tempo. Senti, se non mi aiuti, Zero Day vincerà e saremo tutti morti. Porca puttana. Quindi ti serve tipo un intero dito? No, delle foto saranno sufficienti. Devono essere di chi fa da portavoce agli affari interni. In caso di attacco il SIRS ne revocherà le credenziali. È il protocollo. Quindi dovrete agire alla vecchia maniera. Tortura? Cristo, no. Intendo una relazione. Parlo di seduzione e servizio fotografico. Sembra divertente. Questa parte del lavoro può risultare scomoda. Serve una persona capace. Bagley, mi serve una mano, ce la fai?
Ti suggerisco di iniziare la tua relazione con la portavoce del Sirs come faresti con chiunque altro, analizzando meticolosamente ogni aspetto della sua vita e non dandogli tregua. Continua. La portavoce degli affari interni del Sirs è il collegamento tra il governo e il suo servizio di intelligence. Gli uffici di Downing Street saranno un buon punto di partenza per l'abordaggio. Ok, è un piano. Ok, sembra che dovremmo... Cosa c'è qui? Vediamo un po' di prova qua. Dovremmo abbordare questa gente del SIRS. Ok, diciamo che è un esercizio di coordinazione. Tengo io il punteggio. No, ho sbagliato. Però figo questa cosa che posso giocare. Riavvio, sì, dai. Mi sta piacendo. Op, grande. No. Ah, Scommetto, cazzo. non deludermi. Dai, i soldi sono i miei soldi. Ma me lasciamo stare. Merda. Comunque, andare a bordare. Penso che il nostro scudetto potrebbe essere l'uomo adatto, visto che ha il suo fascino. Non ce lo metto più qua, ecco. Ha il suo fascino. Però di certo, vediamo un po' dove si trova il posto. Ah, non distante. Vicino a Dessek, potrei andare di qua. O direttamente di qua. A Westminster. Bene, ragazzi, andiamo a abbordare questa donna e vediamo un po' di riuscire a rubargli qualche dita. Va bene, a dopo. Adesso levati di torno o ti ammazzano. Fatto. 16 mail indicano che la nostra portavoce degli affari interni ama divertirsi. Passa la maggior parte del tempo al Three Hawker Boys. Se vuoi sedurla, cioè volevo dire conoscerla, quello è un buon posto. Inviami le coordinate. Fatto. Ehi, ma tu non hai posato per quella pubblicità che... No, aspetta, fammi riprovare. Se quella è la tua battuta migliore, non oso immaginare il resto. Addio. Ok, rifaccio da zero. Mi sembri nervosa. Un drink? Sono di ottimo umore, in realtà. È che sto sprecando il mio prezioso tempo libero a schivare le avance di un mostro inguardabile. Fottiti! Ti piacerebbe, eh? Scordatelo. Sto ancora imparando le sfumature delle interazioni umane, ma secondo i miei calcoli non sei il suo tipo. Non sei d'aiuto! Non piagnucolare, il mare è pieno di pesci. Noi abbiamo la riserva ittica più fornita della città. Speriamo che almeno uno dei nostri pesci sia scopabile. Continua. Prova con qualcun altro, con una donna stavolta. Sei stata attivata. Non farti ammazzare. Non c'è problema. Dai, diamoci da fare. Molto volentieri. Non finisce più! Senti, non vorrei essere fraintesa, ma abbiamo avuto un match su Invite? Se così non fosse... Dovrei ammazzare il SIO. In realtà non l'ho mai usato. Sono così out? Ehi, attenta a chi dici le bugie. Qualcuno c'è quasi morto. Quello sì che sarebbe un peccato. Già, comunque, che ne dici di spostarci in un posto un po' più riservato?
Oddio, non sapevo che sapessi farlo. Quali altri segreti nascondi? Oh, tesoro, non ne hai idea. Hai ottenuto i dati biometrici? Sì, ho raccolto così tanti dati che preferirei non entrare nel dettaglio. Siete in debito con me. Ottimo lavoro. E ora? Dovremmo continuare con questa messa in scena ancora per un po'. L'upload è ancora in corso e ha una chiamata in arrivo dal nostro contatto. Passamela. Basta cazzate, tu chi sei? Lavori per i russi? Per la Cina? Per i cazzo di americani? Scusa, ma ci conosciamo? Mi sa che hai sbagliato numero. No, piantala. Ok, ragazzi, quanto pare la compagnia Apollo femminile completato. Malik è in linea. Okay. Sono sicuro che sarà grato e gentile. Sì, dovrebbe andare. Vediamoci all'abbazia di Westminster per parlarne. Devo dire che hai fatto il tuo lavoro con sorprendente efficacia. Era un grazie? Si è scollegato. Ma insomma. Insomma, dove Barbie ci aveva preso la compagnia femminile è quello che piaceva alla cara se politica. Vabbè, abbiamo i testi sui dati biometrici, non so, contarci con Malik. Ti ho indicato, ecco, il luogo del meeting sulla mappa. Fa con calma. Okay. Grazie, tesoruccio. Ecco, vedete, scopettina 2 è uscita nel suo intento. Lo scopetto non ha fallito. E purtroppo non era. Non fa. Le aveva gusti differenti. Comunque, andiamo un po'. Mi sono uscito ora 1960 metri. 2 km circa. Abbiamo altre molte tecnologie, circa 60. Devo fare altro. Che possiamo fare? Magari sbloccare qualche arma. No. Questo è interessante. Abbiamo 20. 60. E allora, facciamo tutti qua a livello 2. Che qua 30. 45, peccato. Poi non ne vale la pena appena per cercare di avere più controllo anche dei nemici. È meglio, sì, sì. Qua posso fare livello 3. I sfalleati. Questo è ben ottimo. Sì, ok. E andiamo ad andare a incontrare Malik a Westminster. Un bel viaggio. Dobbiamo fare il viaggio rapido. E ragazzi, ci vediamo dopo. Anzi, andiamo a rifugiare, forse mio cosa. Ah, funziona anche le principali Ubisoft. Ora funziona Ubisoft. Vabbè, a dopo. Avere la legge a portata di mano non fa mai male. E se te lo dico è perché ho esperienza su entrambi i fronti. Ironicamente, coordinare un gruppo di resistenza sarebbe più semplice se qualcuno ci potesse dare assistenza legale. Eccoti all'abbazia di Westminster, luogo in cui riposa il re Edoardo I, noto assassino di cugini. Era un dato indispensabile, Bagley? Se siete cugini, sì. Comunque accomodati pure. Avviserò Malik che sei qui. Devo andare. Non dormo da 76 ore, non ce la faccio. Sei solo stanco? No, ho paura. So chi comanda Zero Day e non penso di riuscire a sconfiggerla. Lo faremo noi. Dacci il nome. Non te lo sto chiedendo. Bene. Voglio fidarmi di voi. La mia analisi indica che Zero Day è capitanata dall'attuale responsabile antiterrorismo del SIRS, Emma Child. Si dice che Gorbachev sia sopravvissuto al colpo di stato del 91 grazie a lei, ma soprattutto è una mia amica. Ha supervisionato la mia prima operazione sul campo anni fa. Peccato che se ne debba andare. Aspetta, aspetta! C'è sempre un margine d'errore. Se vi mettete contro Emma, io mi sbaglio. Oltre che con lei, dovrete vedervela anche con Zero Day. Prima di agire, verificate. Faremo attenzione. Non sbagliate.
o moriremo tutti. Odio concordare con uno spione di professione, ma Malik ha ragione. Dobbiamo essere molto cauti. Ci stiamo mettendo contro il capo dell'antiterrorismo del SIRS. Ovvio, non lanceremo un missile cruise contro casa sua. Non prima di aver indagato, almeno. Ok, può starmi bene. Allora, come la troviamo? Tramite i suoi sottoposti. Bugs, analizza quei dossier del SIRS. Trova chi ha rapporti diretti con Child e hackera le loro comunicazioni. Fatto. Ah, niente male. Ma non possiamo aspettare che si facciano sfuggire la posizione di Emma Child. Dobbiamo indurli a commettere un errore e a chiedere un incontro con lei. Dobbiamo fare qualcosa di grosso, da vecchio DedSec, e loro devono farsela sotto dalla paura. Emma Child è a capo dell'antiterrorismo del SIRS, che coordina le operazioni con Albion dal vecchio edificio dell'MI6. Sapendo che poi arriverà a lei, possiamo entrare e lasciare un messaggio. D'accordo, diamoci da fare. Beh, ragazzi, sembra che il nostro nemico di Zero Day sia il capo dell'antiterrorismo del SIRS, e quindi un nemico molto potente, se dobbiamo sbagliarci. E quindi è meglio aprirsi con Shamanic sicurezza, ma per fare questo dobbiamo cercare di hackerare il server dell'MI6. Missione molto semplice, ma questo lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. E se avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se c'è notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, lo fai live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per sapere più sul mio lavoro. E tra questo, ragazzi, al prossimo episodio. Da Vossimitterri, passa a chiudo.